Parliamo di dieta, è ben strano parlare di dieta Fico, che è il trionfo del bottega alimentare, però qui ci sono prodotti molto importanti e secondo me fondamentali per la nutrizione. Non dobbiamo esagerare con i carboidrati, soprattutto i carboidrati semplici, e quindi eliminare gli zuccheri semplici, cercare di privilegiare i cereali, non più del 30-40% di grassi, e soprattutto ricordiamoci che i grassi sono sia di origine animale, da ridurre leggermente, ma anche di origine vegetale, quindi l'olio di oliva. Le proteine vanno prese in giusta misura e soprattutto diffidate dalle diete iperproteiche protratte per lungo tempo, sono effimere nei loro risultati, fanno perdere peso inizialmente, ma poi non sempre si riesce a mantenere il peso.